speciale di palcoscenico contenuti e riflessioni nella sala consigliare del comune di Manduria. Io questa sera sono qui per approfondire e anche rendere giustizia ad un evento molto interessante che si è tenuto a Pestum dal 27 ottobre al 30 ottobre. Al quale hanno partecipato dei nostri rappresentanti ehm, per parlare di quella che è la situazione dal punto di vista archeologico e quindi abbiamo avuto la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Manduria, nelle ultime settimane, è stata anche menzionata per un ehm, importantissimo ritrovamento durante gli scavi, alcuni scavi archeologici, eh, quindi, non soltanto una parte della, delle mura messali ma anche uno scheletro, quindi questo fa sì eh, ad eh, incrementare, a voler incrementare sempre di più un'attività che purtroppo ultimamente era stata un po' abbandonata. Di questo vogliamo parlare ed approfondire con il folto gruppo che appunto si è recato a questa eh, borsa del turismo eh, archeologico e quindi questa sera abbiamo il sindaco del comune di Manduria, dottor Gregorio Pecoraro, il vice sindaco del comune di Manduria, professor Vito Andrea Marigiò, la dottoressa Loredana Ingrosso, il dottor Roberto Dell'Anna, il professor Valentino De Santis e la dottoressa Ileana Tedesco. Con loro saremo... Per approfondire alcuni punti essenziali. Allora, Sindaco, buonasera. buonasera. In, innanzitutto come buonasera. state? Eh, abbastanza bene. Allora, eh, Manduria, la ribalta di informazioni e primi posti nazionali, anche di livello nazionale. Mm, come si sente per questo eh, punto a favore? Beh, diciamo che. La soddisfazione che deve avere qualsiasi cittadino manduriano o abitante del territorio è quella di ogni giorno fare delle nuove scoperte. In questo caso archeologiche. Quindi ehm, siamo contenti e continueremo su questa strada. Siamo tornati quest'anno a Pestum, dopo, dopo che in passato anche qualche altra amministrazione è stata presente lì alla Borsa. Mediterranea del, del, del turismo archeologico, e però siamo andati molto organizzati. Ha citato una serie di nomi che io è stata un'equipe che io ringrazio per l'impegno nell'organizzazione, diciamo, prima della partenza, per l'impegno che hanno avuto a nel corso della manifestazione che si, sono si è tenuta nei giorni dal 27 al 30 di, di, di ottobre a Pestom proprio per la passione che hanno messo ecco, è stata una vetrina che comunque ehm, è stata ben, 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 in questa vetrina è stata ben rappresentata la città di Manduria proprio attraverso le diverse competenze abbiamo fatto squadra Abbiamo fatto rete come si usa dire oggi e quindi siamo molto contenti per questa esperienza che ci apre alla, al futuro in un modo diverso. Poi i recenti scavi stanno dando come dire, grande soddisfazione e quindi continuiamo così. Questo è molto importante anche perché il parco archeologico di Manduria eh, si trova di fronte al nuovo comune. Sembra una cosa fatta eh, apposta ma in realtà è stato un caso interessante. Quindi eh, possiamo anche eh, buttarla così, l'amministrazione potrà tranquillamente eh, responsabilizzarsi ancora di più affinché la nostra Manduria... Possa eh, ritornare un po' alla ribalta di eh, cronaca positiva. Insomma. Sì, io l'augurio che mi faccio è quello che comunque tutta l'azione la, sia continua: nel senso che eh, non ci devono essere amministrazioni eh, oppure anche partecipazioni da parte delle associazioni eh, a, a, diciamo, con impegno alternativo, in alternanza. Deve essere un impegno continuo. Sicuramente l'amministrazione deve svolgere il proprio ruolo e quindi deve essere da guida, ma ha bisogno di tutte queste realtà esistenti che il territorio offre e quindi sicuramente deve esserci e speriamo una continuazione a che l'archeologia di Manduria venga riportata alla ribalta che merita e che quindi sia un punto di riferimento molto importante per un turismo di qualità, sia culturale, e sia archeologico. Grazie Sindaco. Vice Sindaco Andrea Mariggio, possiamo iniziare a parlare di un futuro turismo archeologico a Manduria? Dobbiamo parlare di un turismo archeologico e direi un turismo culturale in senso, in senso ampio, perché Manduria è una città che ha evidenze storiche, archeologiche, artistiche di primo livello e vanno semplicemente messe in risalto attraverso anche una pianificazione promozionale opportuna, adeguata. Certo, Manduria può avere finalmente un turismo che guardi alla promozione del proprio territorio attraverso la cultura, attraverso la conoscenza della propria storia, attraverso le bellezze artistiche che possiede. Grande soddisfazione per il suo assessorato, eh, ha voluto incrementare questa, eh, e settorializzare no? questa, eh, questa, questo interesse, possiamo dire così. Guardi, ehm, noi eh, siamo abituati a lavorare in squadra, l'input può partire da un assessorato, ma l'esito finale di un'operazione è sempre, direi... Dell'amministrazione, eh, dei vari assessori, che comunque eh, chi per la comunicazione, chi per la promozione, chi per l'ideazione, chi per l'organizzazione ha, ha dato un contributo. E, mh, e poi eh, è stato utile, come ricordava il Sindaco, costituire questo, questo team di lavoro, perché quell'esperienza a Pestum non può essere che un principio di un percorso di crescita. In cui abbiamo bisogno, per il quale abbiamo bisogno di figure competenti. L'amministrazione si apre alla cittadinanza, ne richiede in qualche modo l'impegno, ne richiede l'intervento e solo così, a mio modo di vedere, possiamo pensare di rilanciare Manduria eh, sotto questo specifico profilo. Cosa si aspetta un amministratore eh, da parte della comunità? per poter uh, dare risalto a questi sforzi? Beh, intanto l'amministrazione lavora per la comunità, eh, non è altro eh, rispetto alla comunità. E intanto si aspetta di essere sostenuta, non è facile, c'è molto lavoro da fare. E, mh, e si aspetta anche una co collaborazione partecipata, no? che il, poi... Il, il nuovo taglio no, dell'azione amministrativa, quella di portare avanti delle idee ma coinvolgendo le associazioni del territorio, le categorie professionali, le attività, le strutture ricettive e ancora molto si può fare in questo senso di modo che l'azione ricada a beneficio di tutti. Allora, entriamo un po' più nel vivo della questione con il professor Valentino De Santis, che è stato il responsabile scientifico del progetto. Cosa ha significato per lei avere questo ruolo? Intanto eh, la presenza di una figura come la mia eh, cade in una fase... Eh, in cui da tempo eh, l'archeologo eh, finalmente è uscito un po' da quella sua immagine un po' romantica e oramai, anche grazie ad alcuni provvedimenti legislativi negli ultimi decenni, è entrato nel vivo dei processi decisionali, ma anche svolge. Delle azioni di consulenza e di orientamento, e questa amministrazione ha inteso percorrere questo nuovo corso: l'archeologo che getta un ponte verso la società e che dunque ne favorisce anche processi di aggregazione sociale, quello che deve essere la cosiddetta archeologia pubblica, e che cioè un'archeologia che eh, promuove e favorisce la, una, un approccio partecipativo. Questo è fortemente sintetizzato nella borsa eh, internazionale del turismo archeologico perché è l'unica manifestazione al mondo che mette insieme diverse figure, mh, diversamente diciamo così un po' sempre eh, isolate, eh, cioè l'archeologia accademica per esempio e anche l'associazionismo, le persone che vivono nel luogo dove queste realtà, come nel caso di Manduria, monumentalmente eclatanti. Ecco, allora la borsa del turismo eh, è stata una grande occasione in cui il comune di Manduria e la, la parte archeologica ha potuto anche vivere questa importante eh, dimensione eh, partecipativa. Eh, eh, ricordo che eh, in questa mh, borsa ci sono stati una miriade di contatti. La questione di fare rete è una questione che in, in quella manifestazione si mette in pratica, concretamente, cioè si stabiliscono delle relazioni sulla base della specificità eh, del, delle singole realtà archeologiche. Ma adesso mh, questo è un fatto che c'è eh, nella realtà, cioè Manduria, in particolare, che poi non a caso aveva anche una posizione fisica nello stand tra eh, il Parco del Cilento, tra la, mh, lo stand della Regione Puglia, poi tra lo stand della Via Appia, dello stesso Ministero della Cultura, insomma, eh, ha potuto intercettare l'interesse spontaneo di altri operatori in virtù della sua particolare e specifica eh, caratteristica, cioè quella di avere un ricco patrimonio archeologico ma all'interno di un diffuso e er, eh, eh, diciamo potenzialmente eh, diversificato eh, contesto che è quello che era poi il tema della, della borsa. Ogni anno la borsa ha un tema, un orientamento, cioè quello di collocare i monumenti, l'archeologia. All'interno di un contesto, un contesto che si tratta del territorio, del mare, compreso il mare, perché ci sono stati anche dei contatti eh, grazie anche al fatto che c'è la soprintendenza nazionale dell'archeologia subacquea a Taranto da un paio d'anni. Questa è una grande occasione che abbiamo per agganciarci anche ad un turismo dell'acqua che ci mette in collegamento con tutto il Mediterraneo e questa dimensione esiste. Ecco, il mio ruolo è stato quello di eh, mettere in pratica tutte queste caratteristiche, anche grazie diciamo all'aiuto e al lavoro sinergico con tutti i colleghi che ho avuto e ovviamente anche con, la, con il sindaco e il vice sindaco. Rapportarsi e lavorare con la sovrintendenza eh, nazionale, che impatto ha avuto? Allora, questo è un altro risultato degli ultimi anni. Allora, Manduria città è un centro cosiddetto a continuità di vita, è un'espressione un po' fredda che vuol dire che la città moderna si è sovrapposta su quella antica, il che ha portato sempre strutturalmente a un rapporto conflittuale con la istituzione e soprintendenza. E questo i manduriani lo sanno. Ora, questo è un rapporto che da tempo si è cercato di eh, disinnescare, cioè quello di trasformare anche il cosiddetto rischio archeologico in una potenzialità archeologica. Naturalmente in tutto questo il parco si pone anche in una posizione altamente eh, simbolica perché il parco è stato strappato. Diciamo così, dalla sicura edificazione quindi scomparsa dalle alcune delle prime, le, le prime leggi di tutela d'Italia, il primo vincolo è stato istituito nel 1932. Ora, però, allora, questo, questa operazione in cui la Superintendenza attivamente cerca di eh, entrare nel gioco anche della valorizzazione, che è la vera scommessa e che sta molto a cuore ovviamente alle amministrazioni e alla gente che ci vive, deve sostanziarlo con alcuni progetti. Questo è un momento magico perché ci sono due progetti eh, sul parco archeologico che veramente vanno incontro a ciò che è sempre mancato. Sono progetti molto complessi, in sintesi. Eh, il primo progetto del segretariato regionale mira finalmente a dotare il parco di strutture che lo rendano fruibile, sembra una mh, ovvietà, ma il parco, sia pure nel suo splendido isolamento romantico, non è fruibile, soprattutto nei confronti di quel turismo di massa che ci si auspica eh, arrivi. E quindi percorsi, eh, apparati anche per i diversamente abili, una serie infinita di soluzioni che vogliono intercettare uno. I cittadini, perché stiamo parlando di un indotto tra Manduria, Sava, eh, Torricella, Avetrano, di un indotto anche importante. Se fosse anche solo quello, eh, diciamo così, l'obiettivo eh, sarebbe una grande scommessa. Eh, poi c'è un altro progetto, sempre questa volta diciamo, promosso dalla Sovrintendenza nazionale. Eh, da, mh, con la, in, in testa la, la, la sovrintendente Barbara Davide, ma anche la funzionaria ehm, Laura Masiello, eh, e cioè è un percorso che deve anche far fare a Mandura quest'altro passo in linea con i tempi, cioè detto in parole povere, chiunque entrerà nel parco, oltre a vivere quella mh, incommensurabilmente straordinaria vicenda... Eh, di visita, perché si fa fisicamente quella, potrà in alcuni punti strategici eh, godere della cosiddetta realtà aumentata. Adesso i molto giovani sanno di cosa si tratta solo un occhio veramente esperto sa cosa c'è dietro quei ruderi, è arrivato il momento di raccontarglielo con la tecnica dello storytelling, cioè una tecnica particolarmente efficace che renderà fruibile il parco anche nei punti, come le porte, le strade, le tombe, nei punti che ovviamente essendo passati solo 2.500 anni non sono più leggibili. Ecco, e, e questo in tutto questo gli scavi che stanno dando questi risultati a cui avete fatto riferimento dimostrano quello che questo sì, si è sempre saputo, il largo potenziale di quel parco, anche nei confronti della cittadinanza, l'archeologia buona, quella che se scopre restituisce a tutti, ma veramente a tutti, una parte della propria identità, perché alla fine quello è lo scopo vero dell'archeologia, al di là diciamo così, degli interessi scientifici. Appunto, eh, identità con eh, il nostro territorio eh, tra il, il sole caldo e i profumi della macchia mediterranea. Il naturale percorso, dopo questa occasione, secondo lei, tecnicamente, come si può eh, avere? Allora, come dicevo prima, eh, Manduria ha questa caratteristica: è versatile, eh, può veramente come si è dimostrato la borsa del turismo, cioè la sua eh, versatilità si concretizza nel fatto che è, eh, diciamo così, eh, può sia intercettare un turismo di prossimità ma anche un internazionale ricordiamoci la parola internazionale nella borsa del turismo è importante questo? molto importante perché eh, diciamo che la, la differenza dei flussi eh, io ho dati del 2018 pare che il 52% degli stranieri arrivi nella Puglia adesso è un dato diciamo macroscopico arrivi per la conoscenza dei beni culturali poi c'è anche un buon 25% credo su quello balneare, ma attenzione per esempio una delle sfide che si potrebbe consolidare nella prossima borsa è quella di proporre per la prima volta un vero e proprio itinerario mare-terra. Perché il, un itinerario storico che si può permettere solo chi, come Manduria, ha anche dei beni archeologici nei fondali marini peraltro vicini, può anche ehm, eh, come dire, sortire una sintesi inedita che è quella di coniugare il turismo archeologico con quello balneare. Una questione che erroneamente è stata sempre considerata come antitetica, e dire, noi ne abbiamo da vendere. E certo, Manduria ha una lunghissima costa: un mare straordinariamente, che ha delle qualità naturalistiche. però queste entità, ecco. La prossima sfida sarà quella di integrarle, ma con dei progetti veri e propri. Adesso, per esempio, sui sarcofagi di San Pietro in Bevagna ci sono due progetti internazionali. Che, per esempio, devono collegare la realtà effettiva di quel relitto, che si legge solo in una dimensione tra Grecia e Roma, ecco, perché quei sarcofagi partono da una remota isola della Grecia e dovevano arrivare a Roma tra il porto di Ostia e poi lungo il Tevere. Ecco, questo, è, questo dà a quei sarcofagi una dimensione mediterranea che è una delle cose a cui Manduria deve, perché ha le carte, deve poter. Un'ultimissima cosa va detta che tra i sarcofagi. E il parco archeologico c'è uno dei territori archeologicamente più rilevanti di tutto il Salento, il primo fra tutti il sito degli castelli, che è un'altra questione che deve essere portata da un, diciamo, dalla sua dimensione esclusivamente problematica ad una diciamo, di risorsa, perché è proprio una testa di ponte in uno dei settori più turisticamente peraltro eh, rilevanti di tutto il comprensorio manduriano. Ecco, questo per sommi capita. Molto per sommi capi. Allora, dottoressa Eleana Tedesco, lei è guida ambientale escursionistica a IGAE in rappresentanza della cooperativa Spirito Salentino. Allora, il tutto eh, si svolge in un contesto settorializzato per aumentare le nostre competenze. Come si può agire sul territorio, secondo lei? Allora, mi riallaccio a quello che diceva poc'anzi eh, il dottor De Santis eh, in realtà eh, Manduria ha una serie, un ventaglio di possibilità infinite eh, noi come associazioni parlo a nome appunto della cooperativa Spirito Salentino ma anche eh, delle guide ai GAE che sono guide ambientali escursionistiche presenti su tutto il territorio nazionale che hanno già di fatto una rete costituita molto forte. Bene, il nostro obiettivo è quello appunto di implementare con un'offerta sì settoriale ma eh, con diversificata con la possibilità di eh, appunto come diceva il dottor De Santis di creare dei percorsi escursionistici naturalistici culturali archeologici che siano tra mare e terra noi abbiamo la fortuna io dico sempre il privilegio di vivere un territorio estremamente variegato che eh, si estende e estende le proprie potenzialità eh, in diversi ambiti. Eh, L'enogastronomia, prima di tutto, perché si sa, Manduria, molti dei nostri visitatori lì allo stand, eh, anche gli stessi espositori, conoscevano Manduria per il primitivo di manduria che è sicuramente il nostro core business e sicuramente la bandiera che ci ha portato nel mondo insieme però appunto al nostro patrimonio archeologico, archeo naturalistico direi, la promozione delle nostre risorse enogastronomiche, architettoniche e anche naturalistiche. Secondo lei ha bisogno di una maggiore cultura, ma soprattutto consapevolezza. Consapevolezza sì, assolutamente, è quello che dico sempre anche nelle, nelle mie gite, nelle mie visite guidate. Eh, molti non, non hanno questa eh, coscienza del valore di ciò che ci circonda. Siamo abituati ad andare, andare all'estero, a viaggiare, a conoscere il mondo, poi di fatto, eh, molto spesso, quello che c'è dietro l'angolo eh, non sappiamo il valore di quello che è. Ci circonda, appunto, non sappiamo bene identificare fino a che punto. Sappiamo che è bello, perché istintivamente siamo attratti dal bello, no? sappiamo che ha un valore, ma quale sia la portata di questo valore, e soprattutto le potenzialità, cioè le capacità eh, di poter in qualche modo utilizzare, fra virgolette, a nostro favore quel patrimonio archeo-naturalistico ed enogastronomico ancora sono da approfondire. Tanta formazione, sicuramente, eh, io spingo sempre per, per questo aspetto perché formare eh, significa eh, dare coscienza, dare consapevolezza e soprattutto anche una formazione che sia più scientifica, un metodo più scientifico. Scientifico non si intende accademico, si intende affrontare in maniera analitica ogni aspetto. Per poter trovare delle soluzioni idonee e quindi anche nel campo, e soprattutto nel campo eh, naturalistico, ambientale, archeologico, nel campo del turismo, il tutto va affrontato assolutamente attraverso un metodo che sia più scientifico possibile per dare delle risposte. Delle più... figure professionali più specifiche anche. Ma questo dipende anche da una, ehm, come dire, da una eh, preparazione accademica almeno di. Eh, di, di intelletto, sì, perlomeno, ma, allora, sicuramente questo di base ci deve essere, eh, poi una, una passione, come diceva il nostro sindaco. Sicuramente la passione è stato il motore fondamentale per tutti noi. Eh, non solo nel contesto specifico di Pestum, della borsa internazionale di Pestum, ma è nella nostra, eh, diciamo, nell'espletare il nostro lavoro. La nostra eh, quotidianità è fatta di passione, proprio perché spesso ci eh, scontriamo con. Alcune eh, diciamo piccole eh, tare, carenze, limiti, ma che sono fisiologici. Ma questo eh, a monte, appunto, non fa altro che rimandare il, il problema o oh, eh, l'opportunità perché laddove c'è un problema c'è l'opportunità di creare figure professionalmente valide. Ripeto, l'accademia, o il senso troppo eh, istituzionale di una formazione, eh, può anche essere a volte visto in maniera eh, fuorviante, può essere visto come qualcosa di eh, estremamente difficoltoso, anche eh, come dire, da, da approcciare solo per i tecnici. In realtà, una buona formazione, una buona base può permettere a chiunque di approfondire, soprattutto se poi ci sono anche degli studi classici o scientifici alle spalle, e di potersi formare in maniera idonea, adeguata. Noi dobbiamo dare risposte adeguate ai nostri turisti. Non abbiamo più il visitatore, il turista mordi e fuggi, abbiamo un visitatore attento che vuole conoscere e anche in maniera molto approfondita il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature. E noi Abbiamo il dovere di rispondere assolutamente in maniera eh, completa a tutte le curiosità e a tutte le, eh, a tutte le domande dei nostri visitatori. Sicuramente lei di passione ne ha da vendere da come parla ed è, ed è buono per la nostra eh, comunità avere delle persone come voi preparate e sicuramente positive. Allora, adesso diamo un po' di numeri con il dottor Roberto Dell'Anna, numeri in senso buono. Allora, lei è stato il responsabile della comunicazione e della promozione turistica, quindi eh, come ha detto a, due, a questi due ruoli, eh, che ritorno possiamo eh, qualificare per questa partecipazione? È ovvio che intanto buonasera. Eh, eh, andare a quantificare effettivamente un ritorno immediato sarebbe insomma un qualcosa davvero vendere fumo l'impatto eh, assolutamente l'iniziativa e il percorso che ha intrapreso l'amministrazione comunale che ha intrapreso Manduria nell'ultimo periodo è stato tra l'altro anche riconosciuto dalla stessa regione Puglia un indirizzo specifico nella valorizzazione del nostro territorio nella valorizzazione delle, eh, delle differenze del nostro territorio Manduria non è più e non può essere più la meta turistica balneare, ma deve essere in grado di approcciarsi alle nuove sfide che il mercato turistico ormai richiedono, che sono quella dell'internazionalizzazione, quindi puntare sempre di più verso l'esterno e, eh, e quello della diversificazione del prodotto, necessario in un territorio che tra l'altro non ha difficoltà, non dovrebbe avere difficoltà nel cercare di differenziarsi. Lo fa grazie a quello che è il, il brand legato al primitivo di Manduria, lo fa con la Blue Economy, perché per esempio a me prefer cioè io preferisco definirla così, non esclusivamente il turismo balneare, ma la Blue Economy, tutta l'economia legata al mare. E, eh, e poi lo può fare attraverso una somma di esperienze che il territorio stesso è in grado di offrire. Questo necessita ovviamente per avere dei risultati concreti. Eh, secondo il mio punto di vista, c'è necessi la necessità di creare degli strumenti di coordinamento dell'offerta, far comprendere al territorio la necessità di lavorare sulla competizione a due livelli, che è lo stesso, il processo di scelta del turista ricade nella stessa sfera: cioè, prima si sceglie la destinazione e poi si sceglie nello specifico quello che può essere il singolo imprenditore. Quindi è ovvio che noi aumentando l'attrattività della destinazione stessa andremo a creare dei, 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 dei benefici economici a, a tutti gli operatori che, che compongono la destinazione. Allora nel nostro stand eh, che fascia di età possiamo prendere in considerazione e soprattutto eh, quali professioni possono avvicinarsi a questo tipo di, eh, di curiosità e di interesse? Allora, io mi sono occupato anche di effettuare un piccolo, un piccolo questionario, un'indagine che non vuole ovviamente né rappresentare il posizionamento strategico di Manduria né andare a, a, ad analizzare complessivamente quella che è la borsa mediterranea del turismo archeologico. Però eh, l'abbiamo fatto perché volevamo andare a comprendere intanto in una prima fase quella che era l'identikit del turista o comunque del viaggiatore, del visitatore che si approcciava al nostro stand, con una fascia di età principale che va dai 40 ai 50 anni. È un, eh, un tipo di visitatore particolarmente, eh, particolarmente legato al turismo culturale, legato alla cultura, al mondo della cultura, quindi docenti, professori, docenti universitari, archeologi e eh, studenti di archeologia. Quindi abbiamo cercato in un primo momento attraverso questo questionario di localizzare nello specifico dove venivano i visitatori per poi andare a comprendere quella che era l'area eh, di, di appartenenza di provenienza, principalmente il meridione, e poi andare a comprendere invece gli aspetti legati a Manduria, cioè la riconoscibilità della destinazione, il 70% di chi ha fruito il nostro stand già conosceva Manduria e di quel 70% riconosceva in Manduria la risorsa distintiva, quella del turismo enogastronomico, delle risorse enogastronomiche, ovviamente come dicevamo prima con il brand primitivo di Manduria in testa. La eh, valutazione poi del visitatore stesso mh, riguardo al nostro stand, devo dire che è stata una valutazione particolarmente alta, cioè un 9,5 su scala da 1 a 10, il 95% praticamente collocava la sua valutazione dal, dal, dall'8, 9 e 10 come voto, quindi devo dire che è, è stato un veramente un, un ottimo risultato, questo però non deve far adagiare sugli alloni nessuno assolutamente, è solo un primo passo verso la promozione della destinazione stessa. Eh, certo, è un punto a favore sicuramente, ma è anche una molla no? per poter pensare ancora più in grande in maniera eh, continuata. Allora, dottoressa Loredana Ingrosso, lei è stata coordinatrice e referente del progetto. Come nasce l'idea di partecipare a questa borsa e di eh, elaborare questo progetto? Come nasce? Nasce così come poi è andato avanti questo progetto. È nato dagli stimoli di tante professionalità eh, che si sono messe insieme dall'inizio, soprattutto poi eh, convogliando tutta questa voglia, tutto questo bisogno all'amministrazione che ha recepito subito eh, il, i nostri stimoli e eh, ci ha chiesto eh, questo impegno di costruire al meglio questo progetto. Quindi nasce dalla volontà di credere in tutti eh, quelli che sono i punti cardine di un ehm, lavoro rivolto al marketing territoriale. I punti cardine sono quello di fare rete con gli altri professionisti e soprattutto quello di avere una visione, immaginare ciò che siamo ad oggi, più che altro avere una certa consapevolezza di quello che siamo ad oggi. però con con quello che troviamo in altri luoghi e quindi magari costruire dove vogliamo arrivare domani. Diciamo tutto questo è stato il percorso ed è stato, vi assicuro, molto entusiasmante, ma ripeto, nulla è rimasto solo a me. L'entusiasmo è stato condiviso con tutto il team, è stato, è stato veramente... Sconvolgente eh, riuscire a capire come delle professionalità così diverse, delle competenze così diverse, hanno, sono riuscite ad immaginare un unico progetto con le stesse criticità. Abbiamo rilevato le stesse criticità. Il nostro desiderio più grande sare, sarebbe quello di far sì che questo team, anche magari nella prossima occasione, sia di nuovo insieme per eh, andare lì con qualcosa eh, di pronto relativamente a quanto si è strutturato in questo primo percorso, ma anche ancora più, più agguerriti per dire noi siamo qui e rispetto a ieri, oggi noi siamo così. Allora, eh, parola che spesso compare eh, è buyers. Chi sono i buyers? Eh, argomento interessante ci tenevo molto a questa domanda anche perché eh, forse ehm, sarò un po' critica sarò un po' un critica perché io dico che quando si è critici come diceva la mia collega quando c'è un problema c'è un'opportunità i buyers sono degli investitori sono un po dei fan che poi stimolano altri fan il problema che abbiamo trovato è proprio lì perché lì nello stand ci siamo difesi benissimo non abbiamo, secondo me, avuto concorrenza perché abbiamo dato l'idea di un territorio strutturato. No? Sì, abbiamo dato una bellissima impressione, ma stiamo parlando del visitatore, del visitatore singolo che è rimasto sbalordito da questa eh, bellezza scenica del nostro territorio, tutto quello che siamo riusciti a vendere in quel momento. Ma che secondo me poi resta spiazzato nel momento in cui torna a casa, si siede davanti a un computer e clicca Manduria. Lì lo, abbiamo, lo spiazziamo. Vi dico perché. Arriviamo ai buyers. Perché la, più, eh, la grande ehm, sorpresa, ma mi è piaciuta questa cosa: sedersi lì davanti a un buyers, uno dei tanti buyers che abbiamo incontrato, e non ci hanno fatto parlare, ci hanno semplicemente detto eh, quando ci siamo presentati come Manduria, a ah, Manduria quanto dista da Matera. Questo ci fa capire che Manduria ha ancora un problema un po' sull'ABC del marketing territoriale perché, se, se, se ci fanno questa domanda, in quel caso lì veramente ci siamo confrontati con un prodotto turistico. Quello è un prodotto turistico. Noi non siamo un prodotto turistico. Il prodotto turistico presuppone una salda collaborazione fra pubblico e privato che non è relativa al singolo evento, ma deve perdurare nel tempo, e una chiara visione del prodotto come territorio e non come singola risorsa. Se posso, proprio per essere d'aiuto a chi si trova a casa, io stimolerei, per capire bene, di farsi un piccolo esercizietto a casa sul computer andare a ricercare Manduria io l'ho fatto con quei buyers che abbiamo incontrato ne abbiamo, eh, ne abbiamo incontrati otto, io parlo del nazionale non mi permetto proprio più di parlare dell'internazionale In que di quegli otto cinque mi sono presa la briga di andarmi a cliccare come vedevano Manduria posso fare questo piccolo esempio Ho qualche minuto? Certo. Key to Italy ci troviamo, quando parliamo di Puglia, eh? Matera e Alberobello. Noi non ci siamo. Carrani Tus, Bari, Trani, Castel del Monte, Alberobello, Matera, Locorotondo, Ostuni, Lecce e Otranto. Non ci siamo. Il Tucano, Lecce Otranto, la Grecia Salentina, la Valle d'Itria, la terra dei Trulli. Non ci siamo? Viaggi dell'elefante, qui arriviamo ancora a quello che dicevo prima. Quando si clicca sulla Puglia e sulla nostra area, io non dico qual era, ma c'è solo una struttura, una struttura ricettiva di Manduria. Non c'è il territorio. Bisogna fare rete anche in questo. C'è un altro resort e c'è la Puglia con Matera itinerario strutturato preciso che comprende territori quali Trani, Basilicata Matera e eh, 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 Trani okay? scusate mi sono confusa un attimo poi vai a cliccare sull'area di Basilicata vieni fuori Matera e Italia Matera e Lucania questo è il discorso mentre Matera vende un prodotto turistico, un territorio noi ancora mi dispiace, ma noi siamo qui per fare questo. Siamo una meta e non siamo una destinazione. Noi vogliamo andare in tutti gli altri poli, borse, fiere con un prodotto turistico. E qui ci sono delle professionalità che si sono sedute e hanno detto, ora, da oggi in poi, possiamo costruire un prodotto turistico? Noi ci siamo. Questa è la nostra promessa. Poi ci devono essere condizioni per lavorare in certo. Certo. Quindi, Sindaco, eh, so che lei va di frettissima eh, perché è sempre pieno di impegni. In base a quello che ha appena detto la nostra dottoressa Loredana Ingrosso, un'ultima battuta per cementificare in un certo senso tutto questo grande lavoro e bel lavoro, sicuramente. Beh, diciamo che la, la politica. Eh, Deve prendere atto di certe situazioni, quindi deve ascoltare. Ecco, la politica dell'ascolto è fondamentale e deve anche capire che fare il politico verso il sindaco non significa che uno ha tutte le soluzioni del mondo. Quindi deve fare in modo di avere collaborazioni importanti, e di qualità, che hanno una visione del futuro per un territorio che ad oggi. E non riesce, ad oggi non riesce a emergere. Ora e quindi mettere in campo tutte le forze necessarie a che questo traguardo si possa raggiungere. Noi ce la stiamo mettendo tutta da due anni e a piccoli passi con, anche in silenzio. Non, io personalmente non sono di molte parole, però so e mi metto a disposizione di tutti quelli che possono essere. Eh, come dire le risorse giuste per, 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 tor per tornare, per un riscatto di manduria. Siamo scesi in campo anche per questo, per un futuro sicuramente migliore di quello che è stato il passato e credo che la strada l'abbiamo intrapresa. L'abbiamo intrapresa perché non ci facciamo coinvolgere dal quotidiano. Il quotidiano va gestito come ogni cosa, ma nello stesso tempo bisogna avere lo sguardo verso in alto, in alto lo sguardo alto e guardare a un futuro che il territorio merita che è quello di un'economia che deve, deve sfruttare quello che di ricchezza ha e per, entra per fare questo occorre competenze occorre fare, occorre fare squadra e, e non essere, come dire, ed essere uno dei tanti insieme in un puzzle si compone perché ci sono tanti pezzi ogni pezzo è importante perché il puzzle possa essere completato Ecco, noi siamo strumento con il quale vogliamo, mettere a disposizione, vogliamo essere strumento insieme di tanti altri strumenti per fare un'orchestra. Quello che è portare Manduria ad essere la città che merita e suonare per Manduria con entusiasmo e con consapevolezza che possiamo fare molto. Poi tutto il resto lo mettiamo da parte ogni giorno e lavoriamo per questi obiettivi. Abbiamo fatto sempre squadra, continueremo a farlo. Come, e cre, e, 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 come dire, servire una comunità che stenta a credere alla nuova politica. Noi la vogliamo attuare proprio attraverso questa collaborazione delle, di professionalità che abbiamo, che ave, che abbiamo messo in, eh, insieme per, per Pestomo ma mettiamo insieme per qualsiasi altra eh, iniziativa. Noi non abbiamo la verità assoluta non abbiamo una capacità assoluta, ma siamo uno dei tanti che insieme possiamo fare grandi cose. Io le ringrazio pubblicamente proprio perché veramente abbiamo vissuto un'esperienza, ma pesto ma parte, praticamente viviamo quotidianamente tutto un sostegno professionale di qualità che serve alla città attraverso noi. Allora, eh, Vice Sindaco, ehm, grande impegno da parte sua per aver pensato di eh, solcare un terreno vergine, se possiamo usare questo termine. Quindi anche molta responsabilità e sicuramente, eh, tra virgolette, anche un po' di preoccupazione, in positivo ovviamente. Ultima battuta anche per sì, lei? Sì. Eh... Certamente è una prospettiva nuova no? che si dà alla città, riconoscendo quelle che sono le sue reali potenzialità. Fin dall'inizio l'amministrazione ha voluto impegnarsi, ad esempio, per la riapertura del museo archeologico, che era chiuso, la riapertura della Biblioteca Marco Gatti, l'implementazione del museo della ceramica che si trova a Torre Colimena, e il museo civico già. Eh, splendidamente condotto dalla, dalla cooperativa, ma eh, in qualche modo eh, implementato nelle sue attività di servizio. Quindi l'amministrazione guarda a questa realtà eh, all'interno di una geografia di potenzialità e strumenti di crescita e come diceva precedentemente anche il professore De Santis, in una logica eh, ampia, geograficamente parlando, terra e mare. Dobbiamo riuscire a fare in modo che le potenzialità dell'entroterra si coniugoni con quelle del mare. È una proposta turistica che diventi identitaria, fortemente identitaria, e quindi di richiamo, come si diceva, per la città. Il sindaco ci lascia, noi la ringraziamo. Allora, buonasera, grazie. Ultimissima battuta per il professor Valentino De Santis. Sì, sarò breve. In realtà dovevo ricordare, ho ricordato i contenuti, dovevo ricordare che nello stand del Comune di Manduria si è svolto un evento nell'evento perché i workshop sono tantissimi durante quella manifestazione, sono tenuti in altre sedi, ma ce n'è stato uno in cui abbiamo avuto dei grandissimi ospiti e nella fattispecie la soprintendente. Dottoressa Barbara Davide, i due funzionari Laura Masiello e Angelo Raguso, e anche il dottor Aldo Patruno del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, un, un evento che diciamo così, ha dimostrato anche l'attrattività la, della proposta turistica e anche la simpatia, se vogliamo, perché eh, questa, questo evento ci ha dimostrato ancora di più. Di, diciamo delle potenzialità anche relazionali. ad alto In livello. questo valgono anche i rapporti personali, e sono fondamentali poi per creare certo, una certo. rete umana. Allora, eh, dottoressa Loredana Ingrosso, ultima battuta anche per lei: praticamente lei è consigliere di maggioranza. Sì. Quindi eh, una buona vetrina per questa maggioranza, per questa amministrazione. Sì, sì, una buona vetrina, ma ripeto come, dico, come ho già detto prima: non è una vetrina, perlomeno non è stata interpretata come questo, in questo senso. È stata considerata un'opportunità, un approccio tecnico al marketing territoriale per, far, ehm, per offrire le bellezze, ma eh, il prodotto turistico che rappresenta il nostro territorio, cioè l'aria, le la bellezze naturalistiche, la cultura, l'arte e anche, se è possibile, la comunità tutta. Certo. Essere e sentirsi non solo manduriani, eh, ma sentirsi parte di una vasta area territoriale che noi abbiamo definito in questi ultimi anni sempre terre del primitivo, va anche bene, terre dell'archeologia va anche bene, insomma dobbiamo avere uno sguardo non localistico, ma magari già partire dallo sguardo europeo, perché avendo vinto già un finanziamento europeo per, per il parco ci fa, spiega, ci, fa, eh, ci fa prova del fatto che possiamo avere anche una visione europea. Sicuramente. E, dottor Roberto Dell'Anna, ehm, i numeri possono aumentare? Devono Beh, aumentare? Bah, dipende, dipende perché ne, nel senso. ci eh, vuole anche la qualità, ovviamente. Sì, ne, non, non può essere, non deve essere l'unico indicatore della mh, buona riuscita, della crescita di una destinazione, è quello degli arrivi e delle presenze. Sicuramente sono un indicatore importante, Manduria deve cercare di contrastare quelle che sono anche delle deviazioni della legalità legate alle presenze turistiche del nostro territorio, perché purtroppo ci sono report della regione che sottolineano come invece il turismo eh, sommerso sia qualcosa di davvero devastante per l'economia del nostro territorio. Però eh, dobbiamo iniziare a puntare a mh, invertire la rotta, non sempre l'aumento quantitativo delle presenze può essere la chiave, può essere anche il risultato economico eh, diretto ed indiretto del turismo stesso a, ad avere una centralità in questa visione e deve cercare di averlo, cioè consumare locale, aumentare quelli che sono gli impatti sulle imprese del territorio, altrimenti il turismo diventa un qualcosa che alla fine può essere anche addirittura dannoso. Sicuramente. Dottoressa Eleana Tedesco, ehm, la presenza delle associazioni quindi sul territorio di Manduria ce ne sono diverse, sì, ognuna certo. ha la sua peculiarità lavorativa e di interesse. E come si può concretizzare, quindi, battuta finale? questa eh, presenza, questa nostra presenza e questo percorso. Eh, essendoci operando eh, è tutto estremamente semplice fra virgolette. Eh, il nostro compito, dico nostro eh, delle associazioni tutte, eh, parliamo di associazioni che sono anche rappresentative di associazioni nazionali, quindi associazioni che si occupano in particolar modo di ambiente eh, oppure di formazione di educazione ambientale presso le scuole. Quindi c'è una vasta, una enorme varietà e eh, diversità di associazioni che devono interagire, devono essere protagonisti insieme a quella rete di cui parlava la dottoressa Ingrosso, eh, una rete che non è eh, parola che lascia il tempo che trova, ma che deve applicare eh, delle pratiche, quelle che chiamiamo buone pratiche ma valgono anche nell'ambito e soprattutto nell'ambito del, del nostro turismo culturale. Eh, quello che diceva giustamente il dottor Dell'Anna, il turismo non è sinonimo di numeri sempre, eh, quello che ci interessa è creare un indotto e fare in modo che ci sia un viaggiatore più che un turista, appunto come dicevo prima, mordi e fuggi, che si sofferma e consuma spende nel nostro territorio, abbraccia il, il nostro territorio. Il viaggiatore ter seleziona, esatto, il turista passa per esatto. caso. Ma questo senza fare discriminazioni, no, no, semplicemente è, è funzionale affinché eh, appunto, Manduria diventi... Non più solo una meta, ma destinazione destinazione, è tutt'altra cosa e le associazioni possono fare tantissimo, collaborare tantissimo con gli esperti, con gli archeologi, con chi si occupa di statistica, di numeri, ma anche eh, di creare dei prodotti turistici. È quello che manca, fondamentalmente, un prodotto olistico, direi una visione olistica completa di tutto. Il momento in cui noi riusciamo a creare tutto questo. E questo sta già avvenendo e in germe, ovviamente. Allora siamo sulla strada giusta. Il percorso è avviato. L'ultima battuta la faccio io. Quanti bicchieri di primitivo sono stati consumati? Assai, non possiamo dirlo. Non, non, lo, non lo si può dire, <ride> no, però dalle vostre no. facce avete gradito. Personalmente sicuramente. non possiamo dirlo, però, però possiamo dire che ci sono state oltre 150 degustazioni, a parte gli scherzi comunque è stato veramente... Sì, a, a parte, parte le, le nostre. Allora io vi ringrazio, in bocca al lupo per il vostro prosieguo e no, per no. le vostre intenzioni. La puntata di Palcoscenico questa sera termina qui e noi ci rivediamo alla prossima. Grazie a tutti.